Il primo oggetto che ho scelto è il machine caffè o grinder. Il secondo è la bilancia. Il terzo è il tamper. Sono Simone e faccio il barista. Un macinatore, meglio se on demand, è una caratteristica fondamentale di un bar per avere un ottimo espresso. La differenza tra questo macinatore on demand e un normale macinatore è che anziché avere un serbatoio con all'interno del caffè espresso già macinato, con l'on demand andiamo a macinare per ogni singola estrazione la dose di caffè che ci serve. La differenza sta nelle proprietà organolettiche del caffè che nel secondo caso rimangono invariate perché macinate al momento. In un ambiente lavorativo dove temperatura e umidità cambiano repentinamente, la bilancia ci dà l'opportunità di riuscire sempre a constatare la quantità di caffè che andiamo a macinare, di modo da avere sempre lo stesso tipo di risultato in tazzina. Il terzo oggetto fondamentale che ho scelto è il tamper, che usiamo maggiormente durante la nostra giornata lavorativa. Una corretta pressatura del caffè e livellatura garantirà un ottimo espresso in tazza. Sappiamo tutti che l'acqua passa laddove ci sarà meno resistenza e quindi con una corretta pressatura andremo ad estrarre completamente tutte le sostanze all'interno del caffè. Tra le caratteristiche fondamentali del mio lavoro, quella più importante è il sorriso. Soprattutto in questa meravigliosa struttura nata nell'Ottocento, dove milioni di turisti vengono qui a trovarci ogni anno, e sarebbe molto brutto trovare una persona non sorridente, priva di allegria e che trasmette una cattiva energia. Il secondo punto fondamentale è la pulizia. Infatti, ad ogni singola estrazione di caffè che facciamo, è necessario effettuare il purge o il flusso e pulire accuratamente il basket con un pennello o un panno, di modo da rimuovere ogni eventuale residuo dell'estrazione precedente che andrebbe a finire in tazza nella successiva estrazione. Anche la pulizia delle attrezzature del lavoro è fondamentale. Infatti una pulizia ordinaria del grinder permetterà ogni volta una qualità del caffè superiore e un ottimo funzionamento durante gli altri ritmi di lavoro. Molte volte ci viene richiesto il perché di certe operazioni. È nostro compito formare la persona che ci sta davanti per fargli capire la reale differenza tra il prodotto che riusciamo a fare noi come artigiani e un prodotto normale che potrebbe trovare in qualsiasi altra caffetteria, ma anche semplicemente per lasciargli un bel ricordo del nostro locale.